faccio leggere cosa mi scrive. Poi, dato che adesso c'è il figlio che è bravo, e allora... Sì, allora, cazzo, anche noi eravamo bravi, però ci vediamo tutti. Preferisco questi. E allora ed è sempre l'azienda, il capo supremo mi ha detto che fatto per tanti anni adesso io non corro dal 4 euro, quindi dici come vai, devi correre, no? Basta che sei in corso. Ecco Zappa. Ma tu sei di me? Sì. Allora scusami, non ho capito, dammi la fine. Buongiorno, buongiorno a tutti, so che siete già con il risotto caldo di fronte, ma dopo un minuto, perché è arrivata una lettera moderna, un'email, che credo faccia molto piacere al nostro festeggiato. Quindi poi vi dirò che ovviamente il mittente. Caro Beppe, non puoi immaginare quanto mi avrebbe fatto piacere essere a Milano con tanti amici per brindare al tuo compleanno. Purtroppo il mio attuale incarico mi porta in contemporanea ad una triste assemblea federale. Non dico qual è l'assemblea federale. Diventando grandi, ci si sofferma spesso a pensare alle tante cose fatte nella vita, alle persone con cui si sono condivisi percorsi importanti e soprattutto agli amici con cui spesso si diradano i contatti, ma che restano tuttavia per sempre con un dono prezioso ricevuto. Tu per me sei uno di questi doni. Vivendo con te le mie prime esperienze professionali, ho imparato che bisogna sempre affrontare i problemi con ottimismo, saper trovare in tutte le situazioni un lato positivo, per quanto il più nascosto, saper pesare con serenità di giudizio gli amici veri e i presunti tali. Ma più di ogni altra cosa, saper sempre mettersi in discussione, spesso rimboccandosi le maniche, magari con una punta di amarezza, ma sempre con determinazione e rinnovato entusiasmo. Con te ho vissuto le meravigliose stagioni della grande atletica italiana, quando le società sportive tradizionali rappresentavano davvero lo sport con la S grande e quando i dirigenti, i più illuminati e navigati, aiutavano davvero i giovani a crescere con onestà e rigoroso impegno. Io ero tra questi giovani, chissà quanti più bravi di me non hanno avuto la mia stessa fortuna. Tu sai bene quante emozioni lo sport mi ha regalato,
ma devo dirti con grande franchezza che uno dei miei ricordi più belli l'ho vissuto con te e grazie a te. Spero che anche tu rammenti un incontro juniores Italia-Francia-Bergamo, quando il tuo entusiasmo trascinò gli azzurrini ad una vittoria impensabile e per questo esaltante. Io ero il microfono del campo e mi feci trascinare dalla tua dirompente vitalità. Caro Beppe, godi di questo importante traguardo che oggi raggiungi e sperando di poterti presto incontrare, ti dico forte il mio più affettuoso ti voglio bene. Roberto Fabricini. L'applauso di tutti noi, poi ricominciamo il nostro pranzo, il buon onore e poi avremo altri momenti di ricordi e di guardare anche al futuro. Buon appetito. Ha dato una stretta di mano a lui, e come lo sai, abbiamo tutti la mattonella. Ma Gino, guarda che lui viene a casa più spesso di quanto viene in te. Ma va a cagare. Anch'io una foto col master. Yeah, dov'è? Ale. Metti in moto. Hai messo la campana? Ma dov'è allora? Verso... Grazie di essere venuti, lo dico soprattutto per Beppe, io ho fatto un pezzo, mi hanno chiesto di parlare per lui, penso di averci messo 15 minuti perché bastava riavvolgere il nastro di ricordi. L'ho chiamato per me il mio special one, perché per me come lui a livello di dirigenti moderni della tecnica italiana nessuno prima e dopo me ne scusino i presenti. Per riavvolgere il nastro delle emozioni di quanto abbiamo vissuto, io sono in Propatria dal 1960, quindi sono 56 anni che vesto i colori di questa società e ho pensato di dividere un po' tutto questo lungo periodo, questo oltre mezzo secolo, in decenni. Allora chi meglio di alcune persone, alcuni atleti, alcuni dirigenti hanno fatto grande la Propatria, che in questi anni è stata campione d'Italia in pista nel cross, campione d'Europa in pista nel cross, campione mondiale, campione olimpico, campione europea a livello individuale, tutto quello che era possibile fare, ma anche società di grandi innovazioni. Siamo stati la prima società italiana sponsorizzata, siamo stati la prima società ad avere un CT e responsabili di settore, siamo stati la prima società a investire in tecnici in tutta Italia, che fossero a Terni col povero e la liscia, a Vicenza, a Vicevano, a Reggio Emilia, in tante altre parti d'Italia e poi tante altre cose. Siamo stati la prima ad avere una struttura professionistica negli anni 80, perché vincevamo molto e vincevamo spesso e non ci rompevamo, ma perché avevano dei grossi atleti, dei dirigenti formidabili e un magnifico staff tecnico. È come avere le macchine di Formula 1, non basta avere un grande guidatore se non c'è intorno uno staff per arrivare a determinati livelli. Poi la società ha avuto momenti anche difficili, ma li abbiamo superati anche con il supporto del CUS Milano, che ricordiamoci però è subentrato nel 2008, ma già questa fusione, questa
capire che le due anime potevano funzionare c'era già stato nei primi anni 70. Beh, volendo fare, siccome io vengo dal calcio, volendo fare chiudere prima di presentare i vari testimonial, direi che la Pro Patria stamattina ci riflettevo, ha vissuto le tre grandi caratteristiche dei tre più grandi club calcistici italiani: l'aristocrazia un po' snob dell'Inter, il modernismo del Milan soprattutto negli anni 80 e la feroce volontà di vittoria della Juventus. Questi sono stati gli ingredienti che ci hanno permesso di raggiungere i traguardi più importanti in questi anni. Vedere qui tanta gente oggi può essere emozionante. Credo che nessuna società possa avere un parterre di grandi campioni come quelle che c'è qua. Molti sono assenti perché è chiaro che non è facile riuscire a combinare impegni per questa festa. Questa festa Mastro la meritava, sono stati 25 anni difficili per lui, tutti, anche io per primo che gli devo tantissimo, ci siamo un po' defilati dalla vita, va avanti, però oggi penso che sia arrivato il momento per dirgli ufficialmente grazie per tutto quello che ha fatto e quindi comincerei a presentare chi ha la memoria storica della Pro Patria. Erano, sono entrato negli anni 60 ma c'erano già due persone prima di me, quindi chiamerei Luciano Patelli e Corrado Tani. Per dirvi, sarò breve come si dice subito, perché io sono entrato in Pro Patria nel 49. La prima volta in nazionale ho corso con Lanzi, signori miei, non vi dico altro. Quindi sono stato sempre in Pro Patria e sono ancora in Pro Patria a seguire, per quel poco che posso fare, ma nelle retrovie, da Bonn, e seguo ancora la sezione atletica. Non vi dico altro perché qui ci sono tanti ragazzi, ragazzi ormai non più, ma che mi hanno conosciuto e che io ho conosciuto e continuo con piacere vedermi questa gioventù che fa l'atletica sperando sempre che esca il grande campione come è già stato. Saluti a tutti, a Mastro un augurio e benvenuto nel club degli 80 signori. No, beh, adesso non esageriamo. Il microfono riparato velocemente. Beh, io sono entrato in Pro Patria. No, no. Mi ricordo. È entrato in Pro Patria, questo l'abbiamo capito. Adesso c'è una ripresa. Vieni fuori, Dani! Allora, ne abbiamo fatto un altro. In attesa che Corrado si riprenda perché. Chiamiamo due atleti grandissimi degli anni 60. Uno poi ci ha tradito, però gli vogliamo un bene straordinario perché poi è stato uno degli. Ricordando lui ricordiamo il nostro grande allenatore che è stato anche il mio allenatore in Pro Patria, Angelo Ferrario, Ennio Preattoni e poi il signore degli ostacoli Elio Tozzi. A parlare di quell'epoca, ripeto, io sono entrato nel 1960, ho fatto tre anni da atleta molto scarsi perché d'altronde succede, i campioni però di solito gli atleti scarsi poi diventano discreti dirigenti, sta agli altri stabilire se sono stato un po' più che discreto e voglio ricordare, cioè il mio compito è quello di ricordare gli anni 60, vedo già qua due persone che sono stati i capisaldi degli anni 60, Ennio Preattoni che poi ci ha a metà degli anni 60 lasciato per la SNIA e Eddie Ottos che insieme a Sergio Ottolina, cui direi di fare tutti quanti un applauso anche perché non sta benissimo, sono stati i due atleti che hanno, vabbè, è vero, mi hanno suggerito insieme a Tito Morale che nel 64 ha portato la maglia blu della Pro Patria alle Olimpiadi di Tokyo vincendo la medaglia di bronzo. Comunque
questi tre atleti sono stati il nostro fiore all'occhiello per quell'epoca. Però nello stesso tempo c'erano anche tanti altri atleti che hanno rappresentato degnamente la società e sono qui oggi, e per me è stato molto bello rivederli, vorrei dire Aloisi, Zappettini, Maiti Lasso, Giancarlo Sisti, che vorrei che venissero qua, così facciamo una sorta di ricordo degli anni 60, un revival degli anni 60. Non vorrei aver dimenticato qualcuno, no, qualcuno di quelli che sono qua, perché di altri atleti, per esempio alla staffetta c'era Franco Mora, adesso ne potrei, esatto, chi non c'è non si può offendere. Per cui la mia esperienza negli anni 60 è stata un po' propedeutica a tutto quello che poi è venuto dopo, perché dopo di me parleranno altri che hanno vissuto gli anni 70-80, però in quegli anni c'ero anch'io e ho sempre partecipato a tutte le varie manifestazioni e ho sempre cercato di dare il massimo dell'entusiasmo, e la cosa mi fa piacere incontrare tanti atleti che ancora oggi si ricordano del sottoscritto. Grazie. Sicuramente scarso, io non venivo mai preteso di non essere scarso. Genero di cani, lo stai? No, genero fallito, perché non sono diventato. C'è il filo o non lo fai? No, prima non lo fai. Allora non gliene può fregarmi meno. Era lo star. Come si suol dire. In effetti questa persona, questo cane che cita Giancarlo, è stato il capo degli starter alle Olimpiadi del 60 a Roma, ma a loro, qui, non gliene frega niente. No, questo qua ci bastonava. Ah, ma insiste? Che scappare, no? Io, come ha detto Giorgio prima, sono stato un po' una meteora nella Pro Patria, sono stato solo due anni, nel 64 e nel 65, e ho partecipato appunto con Tito Morale e con Eddie alle Olimpiadi di Tokyo come Pro Patria. Vabbè, comunque, pur essendo stato poco tempo in Pro Patria, ho potuto chiaramente apprezzare il grande entusiasmo e la vivacità che aveva allora Beppe, che poi naturalmente ho apprezzato ancora di più seguendo come tecnico il gruppo dei velocisti italiani, e naturalmente ho potuto anche apprezzare molto meglio l'attività di Beppe quando era consigliere della Federazione di Atletica. Quindi sono molto felice di essere qui ancora a festeggiare questo grande avvenimento e ti auguro un sacco di bene per il futuro. Scusate un attimo, no, l'ultima cosa che stavo dimenticando, bravissima, negli anni 60, la medaglia d'oro del 1969 di Elio Ottozza d'Atene nei 110 stagni. Non possiamo dimenticare. No, era il 69. Comunque anch'io mi associo a quello che ha detto Ennio, ovviamente tanti auguri per te. Puoi parlare premesso. Cari ragazzi, premesso che vincere il campionato europeo del 69 è stata una roba esaltante sotto tanti più aspetti. E non approfondisco che sono delle signore. Ma tutto funzionava su 4M, era la seconda metà l'ultima parte della seconda metà dell'ultimo secolo dello scorso millennio, quindi andiamo molto indietro. Tutto funzionava su 4M, ti contattava Mastro Pasqua, ti portava da Malnati, che parlava con Mentasti, e tutto avveniva a Milano. Se la sede dell'ufficio per cui dove lavorava Pepe fosse stata in Viale Monza anziché in Via Pirelli, ci sarebbe addirittura 5M, quindi era l'epitome la M era il simbolo del CUS Milano, per cui io ho fatto un paio di università, di
no, una università e un po' di campionati italiani. A Pepe abbiamo tutti voluto bene, era un entusiasta, era innamorato dell'atletica, era una macchina da guerra, e quindi io sono contento che sia ancora una macchina da guerra a 80 anni, io non so se arriverà a fondo. E quindi vi ringrazio, io sono fiero di aver fatto parte della compagine della Propate in quegli anni, poi io negli anni 60 ho smesso perché ho fatto l'atletica un po' l'americana, 24 anni, 25 anni me ne sono arrivato, ma ho dei ricordi assolutamente bellissimi, e quindi ogni volta che c'è da festeggiare Pepe io ci sono e ci sarò. Grazie. Allora, lui ha detto che Pepe è appassionato di atletica, e tolgo la mano e non ci credo. No, mi piace vedere l'espressione. Io dico di più, che Beppe ha vissuto per l'atletica. Beppe, girati di qua per favore, guarda Operari. Io mi ricordo quando si è disfatta la Pirelli, che poi è entrata la Dunlop e compagnia cantante, eravamo in quattro nazionali. Il quinto era un ragazzo che veniva dal Sesto San Giovanni, che con 17 faceva le riserva. Totale che a un certo punto si è disfatta la società, era il 62. E allora un vecchio socio della Propatria, Bin si chiamava, che era geometra, mi dice: dai Giancarlo, vieni alla Propatria. E poi dopo c'era Missoni, io sono andato alla Galatese, eccetera eccetera, andiamo a casa del Beppe, e che stava rilanciando la Propatria, perché prima, se voi vedete anche il centenario eccetera, arrivavano trentesimi, quarantesimi nei campionati di società, poi con Beppe ha cominciato settimi, ottavi eccetera eccetera. Ebbene, io sono andato in casa di Beppe, che abitava dalle parti di, sì, stringo un momento, che abitava dalle parti del Campo Cappelli, e sono andato su, ho parlato un attimo, e sapete chi aveva in casa, che dormiva sul divano eccetera? Questo per dirvi la grandezza dell'individuo in confronto ai dirigenti che sono venuti dopo, che erano delle sciacquette. C'era Enzo Cavalli, venuto da Roma, che aveva smesso Fiamme Gialle eccetera, che dormiva in casa di Mastro. Questa cosa qui mi ha lasciato perplesso, tant'è vero che poi ho girato con Missoni alla Augusta, con Cocchetti e Di Michele alla Slam, e dopo cosa ho fatto? Sono venuto finalmente in Propatria, non in Riccardi, perché un uomo come Beppe merita di tutto questo mondo, e lui ha passato delle traversie che si fa fatica a dimenticare per l'atletica. Quindi viva Beppe, questo qua mi sta tirando dietro, che dobbiamo lasciare la sala. Grande Beppe, auguroni. Penso che siamo maturi per passare agli anni 70. Anch'io avrei delle cose da dire, ma va bene. Passo la parola a Giorgio Rondelli, che era il mio compagno di camera. Forte, non sono proprio. Mi hanno ficcato in camera con Rondelli e Bolzano. Sovrastato una Lombardia. Beh, io gli sono sempre grato, adesso vi spiego perché. Perché eravamo stati espulsi entrambi dalla scuola perché avevano buttato il cuoco nella piscina. Il provvedimento funzionava da lunedì, lui ebbe la cortezza di fare il primato italiano sabato pomeriggio a Torino, e il decreto venne subito cancellato. Quindi io gli sono sempre grato tutta la vita, perché mi ha permesso di finire la quinta ginnasio. Anni 70, la Propatria sta studiando da grande, la grande febbre è sempre la corsa campestre, sporcarsi nei fanghi per diventare grandi, ma poi abbiamo grandi, grandi interpreti anche in pista. E gli anni 70 finiscono con due grandi momenti per la Propatria, anche per me personalmente. Gaetano Erba vince il titolo europeo col record del mondo, e poche settimane dopo. Poche settimane dopo, a Bergamo, stabiliamo quello che è tuttora il record della 4 per 1500 maschili, con in prima frazione Carlo Grippo, in seconda Gaetano Erba,
in terzo un grande applauso per un atleta che non c'è più, Fulvio Costa, e in ultima con Vittorio Fontanella. Gli anni dopo Carlo Grippo era stato finalista olimpico a Montreal nel 76, l'anno dopo Vittorio Fontanella fu quinto alle Olimpiadi di Mosca. Beh, io chiamo su questi atleti per raccontare gli episodi di quei magnifici anni 70. Carlo Grippo, Gaetano Erba, Vittorio Fontanella. Beh, niente, io nel 76 sono uscito dai Carabinieri, ero un po' giù perché quelle Olimpiadi del 76 famose qui che ha partecipato Carlo non hanno voluto portarmi, anche se avevo fatto il minimo e tutto, insomma. Ho trovato per fortuna Mastro Pasqua che mi ha subito preso, cooptato in propatria, mi ha convinto a riprendere a correre perché l'anno 77 ero quasi smesso del tutto. Nel 78 ho ripreso e devo dire sempre. È corso fino a 50 anni. Se dopo una volta partito. Dopo. Comunque posso dire che Mastro proprio mi ha permesso di fare quella attività, diciamo così, a livello libero, la corsa, l'atletica e tutto. E questo perciò è un ringraziamento grandissimo che devo fare a questa persona, a lei, il nostro Pasqua. Diciamo, mi sento un po' emozionato perché ogni volta che vengo a Milano, un po' dalla provincia, mi sembra di arrivare come la prima volta nel 77 nell'ufficio di Mastro Pasqua che aspettavo fuori, si sentiva solo il profumo del sigaro e si aveva un attimo timore reverenziale entrare perché noi, insomma, eravamo giovani e anche un po' inesperti della vita. Il maestro diceva sempre: devi essere più cattivo se vuoi andare più forte. Un po' l'ho ascoltato, diciamo, sono arrivato in finale, forse se ero ancora più cattivo potevo fare qualcosa di meglio. E diciamo, questa è stata. E perciò, Mastro, ti auguro i tuoi 80 anni di viverli, che hai vissuti bene, di viverne. Allora, Mastro, noi ci siamo incontrati ben prima che io venissi in Propatria. Io sono venuto qui a Milano, come pochi sanno, da Bruxelles, da nemico, perché quel signore che è accanto a te è stato il primo italiano a cui io ho scritto da Bruxelles, dicendo: io sono un atleta italiano che vive a Bruxelles, come posso fare per gareggiare in Italia? E quel signore lì mi fece scrivere per il CUS Roma. Quel signore lì era il segretario della FIDAL, il signor Luciano Barra, il dottor Luciano Barra, che io all'epoca conoscevo tre nomi. Quindi sono venuto a vivere qui a Milano, che è stato, quindi ero odiato perché ero del CUS Roma, e venivo, visto che stavo al pensionato della Bocconi da solo, i miei genitori erano ancora in Belgio, ogni tanto la sera, i famosi martedì, no? In cui voi Pro Patria vi ritrovavate, e una sera Corrado, se lo ricorderà, e Giorgio cercarono di farmi firmare il cartellino. Poi non ci siamo visti per qualche anno, diciamo, come società, ma sono venuto da te quando avevo bisogno, dopo il mondiale del 77, dopo l'incidente in macchina che aveva praticamente stroncato la mia carriera. E invece, grazie alla Pro Patria, ho vinto, credo, altri 7, 8, 10, non so, titoli italiani tra individuali e staffette, e abbiamo fatto quel bellissimo record noi tre con il nostro amico comune e fratello Fulvio Costa. Siamo venuti da te a casa insieme all'amico Rudy, dove sei? Rudy Tavana, a festeggiare questo record. Se nessun altro ce lo batterà, veniamo ancora fra 10 anni, di nuovo a Bergamo, di nuovo ospite a casa tua a rifestiggiare questo record italiano. Grazie per quello che hai fatto e è un piacere di rivederti. No, dico solo questo. Gli anni 70 per me sono stati una bella esperienza, ma soprattutto stare in mezzo a due persone, una come Giorgio e una come Mastro Pasqua, che mi hanno insegnato veramente dei valori. I risultati parlano chiaro, però io credo che sia importante ricordare quello che mi hanno dato. Mi hanno dato la possibilità di diventare uomo. Giorgio mi ha insegnato a correre e lui mi insegna invece a crescere, e credo che queste due persone meritano da parte mia di più di quello che posso dare, e questo è la cosa più importante. Io ancora oggi non vi nascondo che amo Mastro Pasqua, vado a trovarlo a Bergamo, sto con lui, porto delle persone,
Credo che l'aggregazione con questa persona è importantissima dal mio punto di vista, perché questo trasmette a me la possibilità di dare ai giovani qualche cosa che, ahimè, ho avuto io. Quindi lo ringrazio per tutto questo, ringrazio Giorgio perché ancora oggi ci vogliamo bene, e a lui lo ringrazio perché mi sta ancora vicino oggi. Non è vero che io sto vicino a lui, è lui che sta vicino a me. E diciamo che la corazzata Pro Patria è pronta, arrivano i titoli italiani in pista raffica, i titoli europei, quello amatissimo della corsa campestre a Crusone, e arrivano i grandi playoff, e arrivano grandissimi atleti, il gruppo, il grande gruppo del mezzofondo, il grande gruppo della velocità, i grandi supporters, il settore medico e il settore fisioterapico. Senza di loro non saremmo riusciti a ottenere determinati risultati. Per parlare degli anni Ottanta, chiamo Zuliani, Malinverni e Simionato. Testimoni dei velocisti. In realtà la Pro Patria era una specie di supernazionale. Tutti quanti noi frequentavamo la nazionale, però eravamo attirati da questa grande società. Io sono della SNIA, che ci ha attirato e ci ha fatto vincere quello che probabilmente in nazionale non potevamo ambire a vincere in quel periodo, perché comunque l'Italia era una nazione forte fatta di campioni, però comunque aveva il suo ruolo in Europa e nel mondo. E lì ci si ritrovava con una maglietta diversa, la maglietta della Pro Patria Frident, della Pro Patria Pierrel, AZ, AZ Verde, e quindi era una specie di spogliatoio diverso, insomma, ci si ritrovava lì. Mastro era una persona molto più simpatica di Nebbiolo, col quale si poteva, si poteva ridere e scherzare, e abbiamo condiviso con lui trasferte, ansie, vittorie. Io oggi pensavo di trovare anche i due velocisti di Roma, quelli che si sono un po' ingrassati, Tilli e Pavoni, però penso che sia anche loro il saluto che li porteranno in maniera speciale. Mi dispiace non averla frequentata dopo l'atletica, perché quando si finisce di correre ognuno cerca la sua strada, e le strade in genere sono sempre un po' complicate. Però sempre lei mi ha ricordato di andarla a trovare in questi anni. Meno male che ci sono queste occasioni per poterci rivedere giovani. Adesso 90 anni. Comunque siamo come una specie di banda di fratelli, come la guerra insegna. Ci si ritrova dopo tanto tempo e non è cambiato quasi niente, insomma, a parte un po' di barba bianca. Grazie, maestro. Non ho le parole, perché qua viaggiano a fiumi. Io voglio solo ricordare la fortuna che ho avuto di incontrare Mastro, e forse lui non se lo ricorderà neanche più, in una nazionale juniores negli anni 79-80. Io ero ancora in Fiamme Gialle, stavo diventando papà e dovevo fare una scelta della vita, e purtroppo stavo abbandonando l'atletica perché sarei andato, ritornato a Ravenna a fare servizio, quindi non avrei potuto fare l'atletica che dopo ho conosciuto. E Mastro con due parole mi disse: beh, Carlo, dai, su, non fare così, sei ancora giovane, prova a venire da noi, ti faccio conoscere un'altra realtà, poi sei sempre in tempo a ritornare in Fiamme Gialle. Io con questa persona sono rimasto nel bello e nel brutto, ci sono rimasto 10 anni. Ho il cuore graffiato, ma sicuramente anche il cuore di una persona che deve tantissimo, perché se ho fatto pochi risultati e non tanti nell'atletica, lo devo sicuramente solamente unicamente a quella persona che oggi compie gli 80 anni.
naturalmente si è saputo contornare da persone valide. Io ero ragazzino, però sono stato, non dico un miracolato, perché però se ho nel mio studio una medaglia da vicecampione del mondo, lo devo tanto a quella persona. Quindi pubblicamente, dopo 25 anni, io lo ringrazio e ringrazio tutti voi di avermi ascoltato. Auguri. Io non sapevo neanche che bisognava fare un discorso, per cui non ho preparato niente. Però è meglio così. Però quello che posso dire è che io sono venuto da Liveco, sono dalle Fiamme Oro, però la sensazione che si è avuta qua in Propatria è proprio quella di essere in una grande famiglia. E io ho sempre avuto un grande rispetto per Mastro Pasqua, perché ci ha sempre messo la faccia su tutto e ha rischiato del suo. Io devo soltanto essere grato a questa persona e volevo soltanto dire, visto che non ho grandi cose da raccontare, a parte una medagliuzza che abbiamo vinto io e quel ragazzo lì a Mosca alle Olimpiadi, che bisogna dirlo, lui non l'ha detto perché non se lo ricordo, ma, però volevo soltanto dire auguri Mastro e grazie per tutto quello che hai fatto per noi e per la Propatria. Grazie. No, c'ho male, però con Rudy abbiamo vissuto gli anni più belli e, come devo dire, se i primatori sono stati gli atleti, penso che il gruppo, e cito un'altra persona con cui sono tuttora non solo in buoni rapporti, però come professionista numero uno, Mario Tucci, che ha lavorato al nostro fianco. A te la parola, Rudy. Beh, innanzitutto grazie a te e grazie a Mastro, perché se mi sono formato professionalmente lo devo proprio a questa mentalità vincente che aveva il club Pro Patria, ma in cui l'artefice era Mastro Pasqua. Insomma, fu lui che mi prese come responsabile medico di questo gruppo e insieme si cresceva. Devo dire, ho imparato molto anche dagli atleti, perché quanto mi hanno insegnato Cova, quanto mi ha insegnato Giorgio in prima persona. E quindi da lì poi è chiaro che riesci anche a muoverti nel mondo del calcio professionistico. Quindi era proprio un bel momento. Grazie Giorgio. Grazie. Grazie. E adesso chiamiamo due grandi rivali che si sono odiati molto, ma poi hanno vestito tutti e due la maglia della Propatria. Stefano Mei e Alberto Cova. Buongiorno a tutti, buongiorno Mastro e tanti auguri. Io voglio ricordare solo due aneddoti, ma voglio Giorgio qui di fianco, perché poi alla fine non so se è un caso che mi hai fatto salire dopo, ma le persone che da Rudy a Giorgio e Mastro che sta qui di fronte sono le tre persone insieme a Mario Ruggio che poi sono stati il team che ha permesso al sottoscritto di arrivare anche ai grandi risultati. Però due aneddoti particolari che sono: uno, 1977, campionati regionali all'Arena sui 1005, dove tutta la Propatria, sette atleti con la maglia blu e il sottoscritto con la maglia gialla dell'Atletica Mariano Comense, si trovano per la prima volta, si scontrano e quello con la maglia gialla arriva davanti a tutti. Un signore non tanto alto, con in bocca un sigaro, sta poco dopo il traguardo, guarda quest'altro signore che ho qui di fianco e con le sue battute che tutti conoscete dice: ma porca troia Giorgio, ma chi cazzo è questo qui con la maglia gialla? E questo è il primo aneddoto. Il secondo aneddoto, e invece non è neanche tanto lontano da dove siamo oggi, qui dietro via Pirelli, dove Mastro aveva l'ufficio, e da due anni mi cercava di portare in Propatria. Io però, da buon brianzolo e molto razionale, avevo scelto di fare prima il servizio militare, 1978, e poi nel 79 di ascoltare
Giorgio, che insisteva che io entrassi in questa società, società che vedevo da fuori come molto organizzata, molto brillante, le corse campestri all'estero, e quindi pensavo, dico, ma l'atletica forse è diversa da quella che faccio io in provincia, perché no e non andare lì, no? E però avevo il problema di sistemare anche i discorsi con la famiglia. E quindi poi Giorgio dice, andiamo da Mastro, andiamo dal presidente e vediamo che soluzione possiamo trovare. Quindi sono venuto qui per la prima volta in via Pirelli, dove poi ho conosciuto anche Corrado Tani, e la soluzione che mi aveva dato era questa: vieni qui da me, fai un part time di 4 ore, fai il ragioniere. No Mastro, io voglio fare l'atleta, mica il ragioniere. Eh no, però adesso tu ti impegni qui e cominci a pensare anche al tuo futuro, l'altra metà della giornata vai al campo con Giorgio e ti alleni, ti do qualche rimborso della Pro Patria, metti insieme i tuoi soldini, e così è cominciata la nostra avventura. Quindi al di là di ricordare le medaglie che tutti ricordano e tutti sappiamo che sono i successi che abbiamo ottenuto tutti insieme, mi premeva invece ricordare quando dai blocchi di partenza abbiamo cominciato insieme per arrivare appunto ai grandi risultati. La terza cosa invece, proprio che ha un significato di quello che è la Pro Patria, è legata alla mia vittoria di Los Angeles, perché in quello stadio, nello stesso stadio, alla stessa manifestazione, c'è l'Olimpiade, 50 anni prima la storia della Pro Patria si ripeteva con Nini Beccalli sui 1500 metri. E siccome Nini Beccalli, da quando sono entrato in Pro Patria, era continuamente un personaggio ricordato e presente, invitato sempre alle nostre feste, il fatto di vincere lì e di dare seguito alla maglia blu nello stesso stadio per me è stato veramente un grande successo importante. Grazie Maestro. Prima, no, c'è un aneddoto. Un aneddoto legato al... Quest'anno ho avuto la fortuna di vincere, superare i 100 titoli italiani di allenatore, però il primo titolo è nel 1972 a Forlì, e vorrei chiamare Raimondo Petrone, perché c'è un aneddoto. Raimondo Petrone batté Gerbi, che era strafavorito, però lui era allenato a correre con la maglietta traforata, solo che l'amico arrivò col pugno alzato e Mastro Pasqua fa: porca troia, una volta che vinciamo un titolo è pure comunista. Beh, io non mi aspettavo questo. Le storie cominciano. Le storie cominciarono quando avevo 15 anni, mi presento, facevo delle corse campestri, scarso, io sono un atleta scarso. Ho avuto un grosso aiuto, Giorgio Rondelli, Beppe Mastro Pasqua. Io sono diventato uomo con Beppe Mastro Pasqua, perché io poi a un certo momento della mia vita mi sono trasferito ad Asiago, dove vivo tuttora, ho cambiato sport, io adesso seguo un altro sport, però seguo quello che mi fece fare in un anno che non potevo correre, Beppe Mastro Pasqua, seguire i giovani. E seguire i giovani in quel momento voleva dire per me dare una continuità a quello che avevo imparato. Sì, è vero, io in quegli anni ero comunista, forse lo sono tuttora, non ho mica problemi a dire. Ma per te, no, non c'è, ma non è questo il problema. Però hai detto forse. Ho detto forse. Forse sono ancora più estremo. Oh, finalmente qualcuno che ha capito. È meglio togliersi il microfono, perché io mi sto emozionando come prima ho sentito Alberto, come prima ho sentito Gaetano. Ho sentito tutte queste cose che abbiamo detto di Mastro. C'è molta gente che a Mastro Pasqua dà del tu. C'è un gruppo di gente che a Mastro Pasqua continuerà a dare del lei, perché era il nostro genitore in quei momenti per farci crescere come uomini. Forse non saremmo diventati così bravi. Io ho un piacere infinito
a dire grazie Beppe. È la prima volta che lo sono detto, per non dire grazie. Stefano Mei mi ha parlato in Propatia 89, giusto? A te il microfono. Buonasera a tutti, buongiorno. Io ho conosciuto Beppe nel 1979, avevo 16 anni, ai campionati europei di Bilos, e mi ricordo un sacco di schiaffi nella testa, perché ero veramente un ragazzino, anche adesso qualcuno dice che sono ancora un ragazzino, però allora lo ero anche anagraficamente. E dopodiché sono diventato un nemico della Propatia. Ero prevenuto, diciamola chiaramente, perché ero nelle Fiamme Oro, perché Alberto era il mio avversario, quindi c'erano una serie di situazioni per cui si era creato questo dualismo e in effetti poi è andata, ha fatto la fortuna forse anche di una parte di storia dell'atletica italiana questo dualismo. Ci fossero adesso due così, direi che andrebbe meglio, anche tre dai, mettiamoci anche tutto. E poi per le alterne vicende della vita, come si dice, nell'89 andai a colloquio proprio, finita un'esperienza non propriamente positiva con un altro club, andai a colloquio con Beppe, sempre con le mie prevenuto in Largo De Angeli, possibile si chiamava l'indirizzo, sì. Allora vado a parlare, io un po' col cipiglio comincio a dire qui su, voglio questo, voglio. E lui, sì, assolutamente, va bene, sei nella famiglia del Propatia. Dice, cavolo, è stato facile, però a saperlo andavo un po' più duro. Poche parole, io ho cominciato a correre per la Propatia, mi sono messo questa maglia che allora era celeste, perché lo sponsor era Osama. Ho corso tre stagioni con la Propatia, 89, 90, 91, abbiamo vinto il campionato di società nel 90 a Bari. Io credo sia stato il miglior risultato che ho portato alla Propatia, il contributo via che ho portato migliore alla Propatia, facendo due gare. Poi sì, incidentalmente ho preso un bronzo agli europei, mi sembra l'oro di Duisburg, però queste sono per Mastro era poca roba, si doveva vincere il campionato di società. Io mi sento di essere realizzato, di essere stato un atleta realizzato in Propatia, perché sono riuscito a dare una mano a vincere il campionato di società. E premettendo che sono stato anche atleta Cus Milano, l'ultimo anno di carriera, devo dire che il miglior dirigente sportivo che io abbia mai conosciuto e di cui mi onoro essere amico, credo, è Beppe Mastropasco. Io lo posso ringraziare non come gli altri che l'hanno ringraziato perché gli ha fatti crescere, perché ero già un po' cresciuto, quindi era difficile raddrizzarmi, però credo veramente una personalità così particolare, così trainante come ho trovato in Beppe Mastropasco, nel biologo compreso non l'ho mai trovato nessun dirigente sportivo italiano. Grazie Mastro. Importanti stavolta della stampa, Pierangelo Molinaro e Oscar Eleni. Tu hai seguito tante manifestazioni, non ricordavo che tu fossi stato anche addetto stampa della società. A te la parola. No, ho avuto questa fortuna nella 80, 81, 82, io avevo appena finito il militare, concluso l'università, lavoravo alla rivista Atletica Leggera di Dante Merlo e Beppe Mastropasqua, mi auguro di finire un grande time scout, mi chiamò in Propatria per essere addetto stampa e mi ha regalato un'opportunità eccezionale, perché mi ha permesso di vivere non solo all'interno di una grossa società che viene decisamente avanti tutte le altre come struttura, come organizzazione, come mentalità, ma vivere grandi avvenimenti e grandi campioni. Posso ricordarne uno stupidissimo? I miei primi campionati europei ad Atene nell'82, io ebbi la sfortuna di essere in aereo con Giorgio Mondelli la mattina stessa, la mattina di inaugurazione, la sera ci sarebbe stata la finale di Alberto dei 10.000. Siccome questo signore sapeva che Alberto poteva vincere, con le leggi attuali in vigore, soprattutto negli Stati Uniti, gli darebbero 20 anni di carcere perché riuscì a non rimanere seduto neanche durante atterraggio e collo e atterraggio dell'aereo. Ecco, tu ti hai ricordato queste grandi squadre, io c'è una cosa che non ho sentito, che però io vissi alla grandissima grazie a Mastropasqua, la notturna, un'altra delle sue grandi creature, e una notturna in cui per esempio mi ricordo l'82 quando insieme a Cornelia Bonfanti ed altri ad esempio gestivamo campioni come Carl Lewis, quando la sede del quartier generale della notturna era all'allora Motel Agip di San Donato Milanese.
Ecco, giorni fantastici in cui mi ricordo, io abitavo a Pavia allora, non si riusciva neanche a dormire, tanto era la gasatura di quell'avvenimento. Ecco, ad esempio, io essere stato del progetto stampo di una manifestazione che ad esempio registrò il 47-13 di Edwin Moses lì all'Arena fu per me un punto d'orgoglio straordinario. Ma ricordo, ritornando all'82, mi ricordo la prima volta che ho gestito una mini conferenza stampa di Alberto nei sotterranei dell'Hotel President di Atene. Ecco, sono tutte cose che devo a Mastro e che sicuramente mi hanno aiutato poi nel lavoro, decisamente mi hanno permesso di imparare tante cose. Grazie Mastro. A Oscar Elini il compito di chiudere. Devo a Oscar la possibilità di aver fatto un'altra, diciamo, carriera professionale nel 1989 con il giornale, quando io ero umile garzone di bottega e lui la grande firma. È la cosa più bella, il complimento più bello che abbia mai ricevuto come allenatore, ingegnere della vita altrui. L'ha scritto così ed è stato riportato nel libro di Ennio Bongiovanni sul cross del Campaccio, e a questa definizione sono molto legato. Ma a te il compito di chiudere, cos'era? Di chiudere questa parte. Io non gli devo niente a Mastro Paschi, io lo odio a Mastro Paschi, l'ho sempre odiato. Io stavo con Tamaro dietro le siepi, no, e mi rubavo gli atleti, ma poi a nome di Tamaro e della Santa Chiesa. Poi dopo è arrivato Petrone e mi ha detto no, passa dalla mia parte. No, comunque voglio dire, Mastro Pasqua è stato l'elettricità, è stato l'est, l'ovest, il nord e il sud della vita di tanti di noi, ma la cosa bella è vedere quelli che sono venuti qui, la gente che c'è qui. Ecco, questi sono gli uomini di Mastro Pasqua. Allora, non so se quegli altri dirigenti, e Luciano Barra, che è oggi qui presente, ne ha visti di grandi dirigenti, hanno avuto la fortuna a 80 anni, non so se domani, l'81esimo non so se ci sarà, però voglio dire, lo fa, che è successo, ma che tipo di dirigente è, ma come doveva insegnare l'educazione a tutti noi. Comunque voglio dire, non so se altri avranno la fortuna di vivere un momento di questo tipo, perché c'è una strana atmosfera, un'emozione particolare. Di alcuni di questi atleti ho parlato bene, di altri non benissimo, alcuni mi erano simpatici, altri mi erano antipatici, poi mi sono diventati simpatici, però è stata la nostra vita. E devo dire che l'atmosfera che c'è qui, con queste, c'è qualcosa di speciale, e soltanto quel mostro lì, quel nano lì, come diceva Tano, quel nano lì, soltanto lui poteva creare un momento di questo tipo in un giorno di questo tipo nella città di Milano. Caro Mastro Pasqua, grazie di essere esistito. Bene, adesso però Mastro si è staccato dalla propatria e le vicende personali sono state difficili e molto sofferte. La propatria è andata avanti, ha avuto gli anni 90, molto, il primo quinquennio discreto, il secondo quinquennio quasi al limite della chiusura, e poi siamo ripartiti negli anni 2000 con i giovani. Siamo ripartiti e poi nel 2008 si è verificata questa magnifica fusione col CUS Milano. Stamattina, facendo un po' i conti, ho scoperto che abbiamo vinto dal 2005 a oggi 50 titoli italiani di categoria, fra giovani, meno giovani, primati nazionali, anche a livello internazionale, medaglie alle Universiadi, con atleti come Goran Nava, che non è qui, con Mario Scapini, che è stato il campione europeo juniores, con Sibili Gian Pietro, che ha vinto il bronzo al peso agli europei allievi. E quindi direi che per parlare della nuova Propatria CUS Milano si sono fuse dal 2008, chi meglio dei due ultimi presidenti, Franco Ferrari e Alessandro Castelli. Gente cercando di evitare che io andassi a giocare a pallone, in realtà era il contrario, era io che portavo lui a giocare a pallone, quindi fregavamo il povero Mastro, vero Franco?
In realtà tutti sono a ringraziare Mastro, io non lo posso ringraziare. Mi ha semplicemente rovinato la vita. Chissà cosa avrei fatto se non entravo in Propato. Nel 1968 i miei colleghi di università andavano a occupare la facoltà. Io andavo in via Lombardia, a casa sua, a pensare all'atletica. L'atletica è una cosa bellissima. L'atletica è una cosa serissima, che però io dico sempre, parafrasando un famoso poeta, da non prendere troppo seriamente. L'atletica è stata la nostra vita, è stata la vita di tutti voi. E con difficoltà, con una sola cosa che unisce tutte le persone che credo siano qui oggi insieme a Mastro Pasqua, con la passione per l'atletica, la Propatria continua a esistere e speriamo continuerà ad esistere anche negli anni venturi. Caro Presidente, caro Beppe, caro Mastro, questo dubbio non c'è, noi continueremo, continuiamo fra l'altro in una tua intuizione. Tu nel 70-71 avevi fatto il Propatria Cusminano con quella M nera messa in un angolo del logo Propatria. Noi, ma insieme a, a Franco e me, Corrado, perché noi abbiamo tre presidenti di Propatria Cusminano, poi l'abbiamo riclassificata con Propatria Milano. Ma avevo ragione io, perché all'inizio mi convinsero di essere Propatria Cusminano. Io gli dicevo sì, ma poi i giornali scriveranno Propatria e basta, si fermano, gli speaker, Propatria e basta. Dopo un anno così, dissi a Corrado Franco, o cambiamo nome o minacciai il divorzio. Infatti, chiamando sul gruppo da Milano, credo che ormai i giornali, gli speaker e soprattutto lo spirito che siamo riusciti a creare da due realtà che obiettivamente mancavano di essere uniti dal 70, ci siamo riusciti. Ma ci siamo riusciti con una visione che io penso che per quelle cose, poche cose che ho imparato dal dirigente sportivo, lo imparate sicuramente avendo Beppe Mastropasqua come riferimento. Perché io me lo ricordo Beppe Mastropasqua quando ero atleta ed ero sull'altra sponda di Milano, o meglio a Milano c'è un'altra sponda, il blu di Propatria, i verdi della Riccardi e la maglia gialla della Snell. E io devo dire che scoprì il mondo della Propatria ai campionati italiani junior di Bari, perché i miei genitori avevano trovato alloggio nell'albergo dove c'era Propatria. Io quindi vinsi il titolo dei 400 juniores e alla sera festeggiai con i miei genitori, circondato però, devo dire, dall'amicizia di Propatria. Pur non essendo un loro atleta, Giorgio Rondelli in primis, ma il mio amico Sergio Chiesa, che era mio compagno di università, mi festeggiavano per quel titolo vinto con la maglia gialla. E poi c'ho altri aneddoti che mi hanno sempre legato in fondo a voi, perché anche il titolo universitario l'ho vinto grazie ai suggerimenti per 10 giorni che mi diede Giorgio di nascosto in allenamento su come affrontare l'ultimo rettilineo, e mi urlò a Montecatini come dovevo resistere al ritorno di un avversario. Ma stavo dicendo che io ho imparato a fare quel poco che ho imparato da dirigente con Mastro Pasqua, che Mastro Pasqua lanciò ad esempio, rilanciò negli anni 60 il palio universitario. Io quando arrivai al CUS, prima cosa che riorganizzai fu il palio universitario. Imparare a pensare agli impianti. Quando è nata questa idea di fare la fusione delle due sezioni, abbiamo avuto l'intuito che ebbe Beppe Mastro Pasqua del centro all'epoca Pirelli, poi diventato Propatria, che si sapeva che la Propatria, la scadenza della concessione con il comune era ormai prossima, mancavano 5 anni, e si era capito che potevano essere delle difficoltà ad averlo come Propatria basta. E allora convincemmo l'università a essere disponibile, siamo partiti con la fusione dell'atletica e poi siamo entrati in società nell'SRL e alla fine abbiamo pilotato il fatto che l'università è diventata la concessionaria, ma noi continuiamo a gestire l'impianto e quindi a essere di aiuto sia per la parte agonistica ma anche per la parte, come dire, economica di sostegno alle attività agonistiche. Quindi tutte queste cose devo dire che se le abbiamo messe a fuoco dobbiamo sicuramente un grazie a Beppe. Io devo dire che siamo molto contenti di avervi tutti qua oggi, devo dire che l'idea è nata da Gaetano, da Corrado, da Franco e da me e tutti gli altri che subito hanno aderito al nostro invito, e quindi siamo qua felici di festeggiarti e poi prepariamo i prossimi festeggiamenti. Volevo ricordare solo una cosa, dal momento che Mastro
quando era dirigente e presidente della Pro Patria, non voleva avere la sezione femminile. Quando io e Sandro abbiamo fatto questo accordo, un matrimonio, come si suol dire, il primo risultato che abbiamo avuto è stata la vittoria nel campionato italiano a squadre di cross delle Aliene, ma è stata una doppia vittoria e questo ci piace a tutti noi sottolineare, perché di quelle quattro ragazze che hanno vinto, cinque ragazze che hanno vinto il campionato italiano, sono tutte e cinque laureate, tutte e cinque hanno trovato nel mondo del lavoro la loro occupazione. Questo è il fine di quello che una società sportiva deve fare. Mastro Pasqua non lo sapeva, però noi con le ragazze abbiamo vinto. Un omaggio poetico, è un omaggio poetico, cosa meglio di una bella poesia di un grande giornalista, Ennio Buongiovanni. Giunga il mio saluto a tutti voi, a questa platea così illustre, per la quale non posso negare di trovarmi leggermente in imbarazzo, proprio per tanti nomi di atleti e di dirigenti così illustri, nomi che mi hanno fatto vivere indirettamente un'epoca fantastica da appassionato come sono di atletica e che purtroppo non posso più rivivere perché mancano gli elementi, ma questo è tutto un altro discorso. Io quello che vorrei dire, che dilungarmi con le mie parole, vorrei ricordare qui in questa occasione dove così magnificamente stiamo festeggiando gli 80 anni di Beppe Mastro Pasqua, vorrei ricordare un mio caro amico che era Remo Musumeci, mancato un anno fa o poco più, e leggendo un po' di articoli arretrati ho trovato queste sue parole che mi permetto di leggervi. Sono tutti figli miei, la frase inespressa gliela leggi negli occhi, a lui stanno a cuore tutti, i campioni che scrivono i record e i ragazzi che campioni forse saranno domani. Non so cosa gli costi di fatica e denaro questo amore, ma a un padre non si chiede mai cosa costa voler bene i figli, né mai lui lo dirà. Credo che la Pro Patria PRL sia un club diretto con metodi manageriali, ma se non ci fosse l'amore di lui, di Beppe Mastro Pasqua, non sarebbe la Pro Patria che conosciamo e che abbiamo imparato ad amare. Vorrei leggervi un altro pezzettino ancora, ancora suo, e dice: quando nacque Dio gli disse sarai un dirigente, lui tentò di disobbedirgli cercando di diventare un campione di atletica leggera, ma il buon Dio, che stavolta non è poi tanto buono, lo punì lasciandolo piccolo e Beppe Mastro Pasqua fu costretto a rassegnarsi. A 19 anni era già dirigente della vecchia Pro Patria. E questo è Remo Musumeci, col quale io ho un pochino condiviso la passione per l'atletica, la passione per la poesia e la passione per il giornalismo. Adesso, ringraziando tutti voi che avrete la bontà di ascoltarmi, vi leggo qualche verso che ho avuto la presunzione di scrivere dedicandolo al Presidente. È strano dedicare una poesia a un uomo, di solito si dedicano alle donne, ma ci sono delle eccezioni, non so, tipo Giorgio Caproni, che nel suo poema Le biciclette lo dedica a un altro poeta, Libero Vigiaretti. Bene, i miei versi dicono così. A Beppe Mastro. Nell'arena di Messa echeggia ancora solingo l'urlo alto dei trionfi,
in notte di stelle dal sapore di navigli e di tamigi. Sui suoi spalti corrosi vibravano fiamme di luce. Il gesto era il suo apogeo. Erano gli anni Ottanta, gli anni della gloria di un uomo chiamato Mastro. Oh sì, più non è cambiata la sigla degli anni che oggi quell'uomo porta sul bavero e nel cuore. Così, non più solingo, ma ancora alto e vivo, risuona l'urlo dei trionfi dei suoi mille amati figli, oggi sull'attenti per lui, là sulla linea del traguardo, mentre tutto indora un sole che non tramonta mai. Grazie. Beh, l'ultimo maggio arriva da due dei nostri migliori atleti, consigliamo i nostri due migliori atleti, la velocista Marta Guazzi e Roberto Severi, ottimo quattrocentista. Anche colori a lei cari purtroppo. E siccome una foto, chi è che viene a fare una foto? Giorgio, ma che meglio di così non potevo festeggiarlo. Prima di tutto devo ringraziare Sandro Castelli per aver accettato di fare l'abbinamento con la Propatria. Per la Propatria un'ancora di salvezza, per il Milano una stella di merito nella sua storia. Devo ringraziare Corrado Tani che mi ha sopportato per oltre 30 anni. Franco Ferrari che ha gestito il passaggio generazionale, ha curato l'edizione del coach. Patelli, l'ho trovato in Propatria ed è ancora qua. Oltre 50 anni di Propatria, ha incominciato azzurro, ha finito dirigente, ha insegnato a tutti la passione per la Propatria. A voi ragazzi, non vi vedo vestiti in abito borghese, io vi vedo ancora con la maglietta blu della Propatria, quegli occhi vivaci e intelligenti, pieni di intelletto e di determinazione, quella determinazione propria della Propatria che ci ha fatto vincere 5 campionati di città, 3 coppe dei campioni su pista e di fuori. Ricordo la vittoria a Londra nella Coppa dei Campioni sul campo dell'Haringey, premiati dalla Marchesa di Kent. Io ho voluto fare della Propatria una squadra inglese, la camicia regimental, lo stemma della Propatria sulla giacca blu, e con quello spirito, con quella determinazione avete conquistato vittorie in campo nazionale e internazionale. Morale, Otto, Zaccova, Panetta,
ma quello che voglio ricordare per primo è stata la vittoria Bigos di Gaetano Erba. Gaetano Erba è stato il primo prodotto della Propatria. Dopo di lui sono stati successi, ha vinto i campionati europei e ha fatto il record del mondo. Dopo di lui abbiamo vinto tanto in campo nazionale e internazionale. Le Olimpiadi, a Los Angeles ben 15 atleti ne facevano parte, 8 vinceva la medaglia d'oro nei 10, 8, Cova vinceva la povera 8 per fare i 10 km, proprio non lo vedo, Cova vinceva i 10.000, dopo Beccali come è stato già detto. Sicuramente avrete avuto nella vostra vita dei momenti di difficoltà. Mi auguro che con la determinazione propria della Propatria l'avreste superato. Anch'io ho avuto una grossa sconfitta, la più grossa sconfitta della mia vita. Mi ha fatto abbandonare il mondo professionale, culturale e sportivo. Però con la stessa determinazione della Propatria mi sono risollevato e ho vinto la più dura battaglia della mia vita. Ragazzi, vi ricordo ancora tutti con immenso affetto e quella cartolina che vi ho distribuito, quella fotografia con Sebastian Coe, racchiude proprio tutto lo spirito della Propatria, la sede, lo stemma della Propatria, la cravatta regimental, lo stemma sulla giacca. Do la mano a Lord Sebastian Coe, vincitore dei 1005 a Los Angeles, a Mosca e a Los Angeles, presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Londra, ora presidente della IAF. Mi fa venire in mente tante notturne di Milano, tanti atleti che sono passati, Walker, Dixon, Prefontaine, volevano stare a Milano più giorni. Prefontaine doveva venire addirittura in Propatria a fare l'allenatore e l'atleta. Andava in giro sempre con la maglia blu della Propatria e ne ero orgoglioso. Io vi ringrazio tutti di cuore per la vostra presenza, sappiate che vi ho voluto bene e vi voglio bene tutti. Spero che il vostro futuro sia sempre foriero di ulteriori vittorie. Grazie, grazie e grazie. Che c'è, vi leggo il testo. A 20 anni esatti, mi ricordo di una delle manifestazioni di atletica leggera più bella, 1996, finale Grand Prix IA all'Arena Civica di Milano. Unica foto di insieme scattata da me, allora presidente regionale e organizzatore, e da mio figlio, dalla balaustra e nel carcere. Spettatori 22.000, paganti 14.000. Incasso 270 milioni. Grazie. Tu per quello che ci hai dato e per quello che continui a darci. È doveroso oggi essere qui perché la Propatria prima e il Cus Propatria poi rappresentano uno stile di vita, di organizzazione, quindi abbiamo molto affetto verso questa società, verso i suoi tecnici. Giorgio Rondelli su questo è un esempio.
Volevo dire una cosa a Mastro Pasqua che è molto emozionale perché la sentiamo. Il tuo verbo, i tuoi insegnamenti continuano, nel senso che il Comitato Regionale ha avuto Sandro Castelli come presidente, ha avuto Corrado Tani come vicepresidente. Ci tengo a dirlo, tuo figlio Gaetano Erba è il nuovo vicepresidente del Comitato Regionale e ti assicuro che ogni giorno ci porta la tua bussola, i tuoi insegnamenti, l'attenzione ai giovani, quindi su questo non molleremo un attimo. Prima di lasciare la parola alla neoconsigliera nazionale Sabrina Fraccaroli, che ricordo è stata la terza delle elette, volevo solo dire una cosa: qui c'è l'atletica degli anni Ottanta, è stata un'atletica straordinaria, fantastica. Il vostro esempio però serve anche oggi, lo dobbiamo ai giovani, lo dobbiamo ai giovani allenatori, lo dobbiamo ai dirigenti, quindi l'invito che facciamo a tutti voi è di aiutarci, perché l'atletica ha veramente bisogno di voi. Buon lavoro, grazie. Insomma, qua in mezzo a tutti voi, per me è un'emozione, eccola sempre a sgridarmi, sempre, sempre. No, ringrazio di avermi invitato, sono diciamo una nuova leva tra i dirigenti, spero di continuare ad imparare da tutti voi e da lei nello specifico. Insomma, la Pro Patria per Milano e per l'Italia e per questo punto per il mondo è una società importantissima per me, che ero una femmina all'epoca degli anni 80-90, correvo anch'io. Sono ancora una femmina, la Pro Patria non c'era per me, però era veramente una società a cui aspirare. E quindi io ringrazio tutto, sono veramente contenta di averla. Dimenticavo una cosa, che voglio non fare polemica ai giovani della Pro Patria circa l'attività femminile. Io ero fermamente contrario, conoscendo gli atleti della Pro Patria, i più poco seri dell'atletica italiana, e di conseguenza non volevo facilitare i loro compiti aprendo una sezione di atletica. Ho fatto bene, i risultati sono stati. Mi va a scandire. Bello, bello. Purtroppo è grande. Guarda che è bello qua. Ah, beh. Solo così lo posso pigliare e dargli schiaffone. Devo andare sopra un palco. Vieni qua. Si ricorda sua mamma, si ricorda, facendo servire. Sì, che ha preso figlia. Lui ha detto, diceva sempre figlia. Lui ha detto, siamo a casa con mia madre, mi raccomando, non dire figlio. E lui lo figa. Tu vedi, non dico, dice la parola. E figa, c'è parlo. C'è parlo. La stella di quel dio. C'è parlo. Che bello. Però di valore. Ciao caro, ciao grazie, ciao Zeppettino, ciao. Allora,